Buonasera a tutti. L'Indispensabile è un gruppo di ragazzi che nasce a partire da una sensazione interiore, intima, forte, una sensazione di un disagio che noi non possiamo andare a ritrovare, se vogliamo, nei comfort che abbiamo o in come la società moderna si sia evoluta sotto un certo aspetto. Perché? Perché in questo senso noi oggi possiamo contare su una tecnologia di un grande livello, possiamo contare su un'istruzione media che sia aperta a una grande percentuale della popolazione, possiamo contare su cure mediche, però in fondo abbiamo tutto, ma manca l'indispensabile, manca quel sentimento di avere delle vere relazioni, delle relazioni autentiche con le persone che ci sono vicine. Sentiamo che c'è una carenza in questo, sentiamo che c'è una carenza nella nostra umanità, sentiamo che c'è un vuoto, e quindi sono sorti dei nuovi problemi, che sono la depressione, il vuoto di senso, il nichilismo. E questi mali, diciamo, sono anche le forze e le energie che ci hanno portato a pensare ad un'alternativa, a qualcosa che possa essere un nuovo polo culturale, un nuovo polo relazionale, e ci siamo uniti affinché questo si realizzasse. Abbiamo pensato a questo evento per vedere come le discipline interiori, che noi trattiamo, sono una nostra ala di interesse molto importante, si possano coniugare in questa moderna società e se questo fosse, se questo sia quantomeno possibile. Il gruppo che eseguirà l'esibizione è il gruppo degli allievi di Tai Chi Chuan della scuola del Gran Maestro Paolo Cangelosi, e presento il maestro Fabio Tozzi. Maestro di arti marziali con un'esperienza di oltre 40 anni nel mondo di arti marziali di vario genere, e maestro appunto anche della sede di Roma e del centro Sud Italia del maestro Paolo Cangelosi. Thank you.
Intanto un ringraziamento a Giorgio Cecconi. Grazie. Che ha accompagnato l'esibizione di chi ha eseguito la pratica dello stile Tai Chi Chuan, accompagnato col pianoforte. Complimenti. Grazie. Presento gli altri due correlatori. Natalie Tocci, esperta di politica internazionale, direttrice dello IAI, Istituto Affari Internazionali, e personal advisor dell'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea, Federica Mogherini. Vincenzo Soprano, manager internazionale, già amministratore delegato di Trenitalia, consulente di importantissime imprese che operano in tutto il pianeta, e soprattutto mi piace soffermarmi su una cosa, a parte che ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo iniziato a praticare Kung Fu insieme, però appartiene a quel ristretto gruppo manageriale creato da un grandissimo personaggio, un personaggio che dovrebbe essere ricordato costantemente nello studio della storia recente della nostra Repubblica, un personaggio che ha creato la struttura industriale che ha permesso all'Italia di essere uno dei grandi paesi dell'Occidente e che ha creato una delle aziende a tutt'oggi tra le più importanti al mondo, che è l'ENI. Quindi appartiene a quel ristretto gruppo che ha l'onore di farsi chiamare i ragazzi di Mattei, della scuola Mattei e quindi della scuola di Enrico Mattei. Ok, prima di entrare nel dettaglio è importante secondo me fare una breve analisi storica su quello che è l'arte del guerriero e su come si sviluppa attraverso l'arte marziale. Però cos'è l'arte marziale, dove nasce, per capire tante cose della nostra situazione attuale, per capire tante cose di tipo politico, di tipo anche morale, è importante spesso fare dei passi indietro. L'arte marziale è una cosa molto antica, nasce circa 5.000 anni fa, però molto spesso quando si chiede a una persona, viene a sapere che una persona fa arti marziali, la prima cosa che si dice è che per carità non mi fare male, non mi rompere un braccio, non fare questo, non fare quello, come se fosse esprimibile soltanto attraverso la forza fisica, attraverso la violenza fisica. Ed è questo sicuramente uno degli aspetti che ha generato l'inizio delle arti marziali, cioè quella necessità di difendersi, quella necessità di procacciare anche cibo, che ha fatto sì che si sviluppasse la capacità di potersi difendere, di poter combattere. Poi però c'è stata un'evoluzione nei secoli, parliamo addirittura dei millenni, cioè parliamo del 2700 a.C. circa, poi se è nato in India, se è nato in Cina è difficile definirlo. Certamente nella Cina l'arte marziale ha avuto la massima evoluzione, ha avuto l'inserimento e l'affiancarsi di tanti altri aspetti che hanno reso l'arte marziale un qualcosa di estremamente evoluto e non soltanto un'azione fisica. E dalla Cina ha avuto modo, poi essendo la Cina il cuore dell'Oriente, il cuore dell'Asia, avendo contatti con tutti i grandi paesi che la circondano, dalla Cina ha avuto modo di espandersi ed arrivare e di trasformarsi anche attraverso le culture limitrofe, attraverso il Giappone, attraverso la Thailandia, attraverso la Corea, che hanno importato questi sistemi e li hanno trasformati per quella che era la loro cultura. Parliamo del 2700 e parliamo di un personaggio, Wang Ti, l'imperatore giallo, che magari per molti di voi ha poco senso, per la tradizione cinese è un personaggio importantissimo perché è colui, in questo periodo poi anche di votazioni europee è particolare, sarà colui che riesce a riunire sotto un'unica bandiera diverse, diciamo, l'etnia Han, la più importante etnia cinese, e intorno al fiume giallo riunirà i vari villaggi e creerà il primo impero cinese, un impero che era modo poi così di riunire tante popolazioni che continuamente erano costrette a farsi guerra, ognuno pensava al proprio villaggetto, al proprio orticello, e quindi impediva uno sviluppo di massa di una società che nei millenni è sempre stata all'avanguardia, ora con alti e bassi, ma all'avanguardia dal punto di vista non solo militare ma anche sociale, economico e di sviluppo della cultura. Quindi Wang Ti darà il via a questa unione
e si dice a lui si fa attribuire la creazione del primo sistema di arti marziali, che vuol dire che il combattimento è insito nell'uomo, sì, ma nel momento in cui questo viene organizzato in modo tale da avere un sistema didattico per poter essere insegnato e tramandato, allora diventa invece un qualcosa di più. E questo darà il via appunto all'arte marziale. Però Wang Ti non è famoso solo per questo, è famoso anche perché a lui si attribuisce la redazione, la scrittura del primo canone di medicina tradizionale cinese, cioè ancora oggi si pratica l'agopuntura, ancora oggi si pratica la digitopressione. Tutto nasce probabilmente con Wang Ti. Dico probabilmente perché siamo ancora nella leggenda, non è un personaggio di cui è provata l'esistenza, però nasce con lui circa 5.000 anni fa e nasce parallelamente all'aspetto del combattimento, l'aspetto medico. Nello stesso periodo però nasce un altro arte importantissimo, un altro elemento importante da un punto di vista culturale, e cioè viene scritto il primo, probabilmente uno dei più importanti libri, anzi sicuramente uno dei più importanti libri della filosofia ancora tutt'oggi esistente, che è Li Qing. Non so quanti di voi lo conoscono, sicuramente chi fa arti marziali. Li Qing è un trattato di filosofia che è la base della filosofia taoista, ma che va ad esporre però degli elementi estremamente interessanti e che possono essere adeguati a tanti altri aspetti anche della scienza. E cioè principalmente parla della teoria degli 8 trigrammi, e questi trigrammi possono essere combinati in esagrammi, compongono 64 esagrammi. Attraverso i mutamenti di questi esagrammi si riesce a rappresentare ogni aspetto dell'universo, cioè qualsiasi cosa che è visibile, che è percettibile, si può rappresentare negli esagrammi rappresentati da Fui 5.000 anni fa, anche qui. Ed è interessante perché poi tutto questo ha avuto uno sviluppo nella matematica attuale, ha avuto uno sviluppo nell'informatica attuale, cioè il codice binario, altri non è che la rielaborazione della linea intera e della linea spezzata che vennero creati all'epoca da Fui, anche se i trigrammi e gli esagrammi hanno un'applicazione molto 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 più vasta di quello che può fare l'informatica attuale. Quindi da questa base si ha poi uno sviluppo, e uno sviluppo importante si ha molti anni dopo, e siamo nel periodo della dinastia Zhou, con due personaggi che sono sicuramente conosciuti. Uno è Lao Tse. Lao Tse è l'autore di un altro dei testi importanti della filosofia taoista, che è il libro della via delle virtù, il Tao Te Ching, e un artista marziale, un guerriero anche lui, si dice anche esperto nel tiro con l'arco, e porterà quindi l'aspetto filosofico nella sua pratica dell'arte marziale, quindi comincia ad affiancarsi al sistema del combattimento anche un aspetto di vita e di crescita interiore, e cominciano ad avvicinarsi queste due arti, perché poi per poter fare una carriera nella diplomazia, comunque nella carriera nello sviluppo dello Stato cinese, era importante sviluppare queste arti, era importante essere un buon combattente, era importante essere un buon oratore e quindi un buon filosofo, era importante anche tirare con l'arco, che era considerato un'arte. C'erano tutta una serie di elementi che venivano considerati per lo sviluppo di una carriera, e questi elementi si vanno ad affiancare appunto all'arte marziale. Un altro personaggio importante è Confucio. Confucio darà quella struttura gerarchica, imporrà quella struttura gerarchica che è interessante perché poi viene assorbita dalle scuole di arti marziali, dove c'è a capo ovviamente chi governa, l'imperatore in questo caso, ma in una struttura diversa, ovviamente viene interpretato da altre persone, e livello per livello ognuno interpreta il proprio ruolo, come in uno spettacolo teatrale. Ognuno si va dall'attore protagonista alla comparsa, a quello che dice una battuta, a quello che neanche dice una battuta. Però se ognuno riesce a trarre soddisfazione, se ognuno riesce a rispettare il ruolo degli altri, se ognuno riesce a vivere bene e a dare energia in quello che sta facendo, allora lo spettacolo teatrale funziona perfettamente, e così una struttura, un impero funziona, una scuola funziona, un insieme, una società di persone funziona. E questo attraverso viene assorbito dall'arte marziale, ed è la struttura portante di qualsiasi scuola di Kung Fu. Parliamo in questo caso, parliamo di Kung Fu tradizionale, che poi non andrà confuso con quella che è l'evoluzione moderna dell'arte marziale stessa e del Kung Fu in particolare.
Quindi Confucio darà questo apporto attraverso appunto il confucianesimo, e le stesse grandi aziende hanno bisogno di questo per poter funzionare, perché dal più umile operaio al più grande manager, se non si rispettano i ruoli da un lato, ma se anche il grande manager non capisce le difficoltà di chi invece è alla base, non potrà mai funzionare in maniera corretta. Ci sarà sempre qualche intoppo, qualche ingranaggio che non funziona, qualche situazione che ovviamente creerà difficoltà, e così l'arte marziale cerca pian piano di sviluppare, di perfezionare anche questo aspetto, e viene assorbito appunto, nel frattempo sono passati 2000 anni, viene assorbito nella pratica e negli insegnamenti che vengono tramandati. Ancora vadrò molto a passi lunghi, però ancora un altro passo importante avviene nel periodo della dinastia Han, siamo nell'anno zero, e nel periodo Han, grazie a grandi personaggi come Watteau, come Yun Chun, come Hua Po, si andrà a creare quello che avete visto prima, cioè il Kung Fu si differenzierà tra la scuola più fisica, più marziale, quello che di solito si è soliti associare all'arte marziale, al combattimento, ad un lavoro più morbido, più dolce, che si lega ad uno degli aspetti che avevamo inserito prima, e quindi alla medicina. L'artista marziale ha bisogno, per poter essere, quindi il guerriero che intraprende questa via, ha bisogno di poter sempre essere al massimo delle proprie possibilità, ha bisogno di potersi curare, ha bisogno di poter prevenire, e quindi si introducono degli esercizi di ginnastica interna, di ginnastica morbida, di ginnastica preventiva, sia in senso generale, un po' per tutti, ma sia soprattutto per chi intraprende questa via, la via del guerriero. Ecco. E nascono i primi stili interni, cominciano a svilupparsi i primi stili interni, cioè quegli stili, come avete visto prima, che hanno uno scopo applicativo, perché di ogni movimento che avete visto possiamo estrarre tecniche, possiamo estrarre principi di azione, principi di combattimento, però in ogni movimento possiamo leggerlo anche attraverso gli esegrammi dell'I Ching, che vi dicevo prima, e dargli un'interpretazione filosofica, ma ogni azione ha un suo aspetto posturale ed energetico, e cioè sta muovendo i principi che nel testo che era stato inserito tanti anni prima compongono il corretto funzionamento sia dell'essere umano sia dell'universo, perché comunque l'energia interna che si muove attraverso i meridiani e che Wan Ti aveva definito nel suo testo muove qualsiasi manifestazione vivente nell'universo, qualsiasi oggetto si muove ed è sensibile ad un aspetto energetico, elettrico se vogliamo, in maniera più passiva, in maniera più attiva, è reattivo a questo tipo di azione. Stili come il Tai Chi Chuan, stili come il Pakua Chuan, stili come lo Xinyi, sviluppano la capacità di percepire, di perfezionare, di ampliare la propria potenza energetica, e fanno sì che il praticante sia più longevo e possa crescere anche quando avviene un declino fisico. Quindi l'arte marziale si lega a quest'altro aspetto, questo accade soprattutto però per le arti marziali cinesi, per il Kung Fu e per gli stili più importanti del Kung Fu, non per gli oltre 400 stili che esistono, ma per gli stili più importanti. Da qui ci sono ovviamente tante altre situazioni, tante altre evoluzioni, il Kung Fu arriva nei monasteri, si creano delle categorie di monaci guerrieri, alcuni di questi si pongono a fianco dell'imperatore in grandi battaglie, insomma c'è questo rapporto tra arte marziale e vita sociale e politica, nascono e ci sono tanti personaggi che sono ricordati nella storia della Cina, ma perché erano grandi artisti marziali che hanno messo il loro percorso nella via del guerriero a fianco di chi ne aveva bisogno. E allora personaggi come Guan Yu, che è considerato quasi il dio dei praticanti di arti marziali per come potremmo intenderlo noi, oppure personaggi un po' più bislacchi come possono essere i 108 ladroni o i 108 banditi, che era un gruppo di artisti marziali che si era ritirato in una montagna e da lì ogni tanto, nel massimo del degrado del periodo storico in cui si trovavano, loro cercavano di intervenire ed aiutare chi ne aveva bisogno, e come grandi combattenti erano in grado di farlo. E questo mi è rimasto particolarmente impresso perché è uno dei primi film che ho visto quando ero piccolino, ecco, La frontiera del drago con Lin Chung. Però erano personaggi realmente esistiti che hanno dato vita ad alcuni dei testi fondamentali della cultura orientale. E poi andando avanti a grandi generali che hanno messo la loro conoscenza al servizio appunto del popolo e di chi aveva necessità di essere aiutato. C'erano personaggi come
Tiki Usam, che era un civile, ovviamente non era un militare, era un grande esperto dello stile Hunga, che girava per la Cina e affrontava tutti gli artisti marziali che non usavano l'arte marziale per quello che era il suo scopo, per aiutare gli altri, e allora lui li richiamava all'ordine e li rimetteva un po' in riga, ed è ancora ricordato per questo. Era un personaggio incredibile, Tiki Usam. Non è vissuto tanti anni fa, parliamo della fine del 1800. L'arte marziale cinese, il Kung Fu, poi conosce un periodo di chiusura, perché le più grandi rivoluzioni in Cina, le più grandi rivoluzioni in Oriente sono state fatte appunto da grandi maestri di arti marziali che avevano un grande seguito, avevano sicurezza nelle proprie decisioni, avevano delle persone che li affiancavano e che erano in grado di combattere e di difendersi, e quando c'erano delle situazioni che non andavano, spesso scendevano in campo, come avevano fatto i 108 ladroni. Allora le rivolte che rovesciarono la dinastia mongola che aveva invaso la Cina, le rivolte che hanno cercato di rovesciare la dinastia Manciù che aveva invaso la Cina, le continue rivolte contro gestioni poco attente al popolo, sono state organizzate proprio da grandi scuole, da grandi maestri di Kung Fu. Per questo, in un periodo storico particolare come quello della rivoluzione culturale, con Mao Zedong, si è scelto di proibire il Kung Fu tradizionale, di proibire la pratica, di proibire un altro aspetto della pratica, che è un aspetto molto interessante, anzi estremamente interessante, che è quello del Qigong, e cioè questo sviluppo proprio della coscienza, dell'energia interna, e di riuscire, e poi ne parleremo più avanti, ad integrare non soltanto l'aspetto fisico ma un aspetto energetico. Queste cose mettevano paura e queste cose potevano destabilizzare, quindi sono state vietate. E non solo, è stato creato un escamotage ancora più sopraffino, è stato creato un Kung Fu di Stato, e cioè un Kung Fu che non era più arte marziale ma era esercizio fisico, che è il Kung Fu Wushu, ancora tutt'oggi praticato, e che ha creato grande confusione anche nel definire cosa è arte marziale e cosa no. Grandissimi atleti, ma l'arte marziale deve coinvolgere molti altri aspetti, come vi dicevo. E il Qigong, questa pratica di coscienza interiore, di introspezione, di sviluppo energetico, è stato ridotto ad un aspetto comunque importante, che è il suo aspetto medico, e cioè sono stati creati dei protocolli di medicina, a tutt'oggi molto praticati nei vari ospedali e diffusi anche al popolo, che però relegano il Qigong soltanto ad una pratica per curarsi, ad una pratica per stare bene, e non ad una pratica di evoluzione e di interscambio energetico con ogni aspetto che ci circonda, con un aspetto dell'universo, e di evoluzione mentale, oltre che materiale, della persona, di un arricchimento della persona e di un continuo allenamento della mente a percepire ogni mancanza, ogni necessità di tutto quello che ci circonda. Ok? Da qui ovviamente è nata l'arte marziale moderna, e da qui ci allacciamo al tema che andremo a trattare. Loro, come professionisti e artisti marziali, hanno avuto modo di applicare al di fuori di una scuola di Kung Fu o di normali rapporti interpersonali, appunto, l'esperienza che hanno fatto nelle arti marziali. Quindi Natalie ci parlerà appunto della sua esperienza. Grazie. Allora, arti marziali e politica internazionale, che c'entrano? Allora, devo dire che per anni non mi sono proprio posta la domanda, nel senso che mi occupo di politica internazionale da circa 20 anni, pratico arti marziali da più o meno lo stesso periodo, poi appunto ho iniziato la scuola del Gran Maestro Paolo Cangelosi nel 2003, e devo dire, per moltissimi anni ho sempre considerato il mio Kung Fu in qualche modo come la mia sfera privata, il mio ambito, diciamo, di benessere e di sfogo, che era in qualche modo completamente scollegato poi da quello che era il trambusto della mia vita professionale. Questo è successo fino a più o meno 5 anni fa. 5-6 anni fa, quando ho iniziato un percorso che poi adesso appunto vi andrò a raccontare, o meglio vi andrò a raccontare alcuni brevi aneddoti nella misura in cui poi si ricollegano, diciamo, all'arte marziale. E la prima volta che mi sono posta la domanda di questo collegamento, in realtà è perché mi è stata posta la domanda. Era un pranzo, saranno state appunto 5 anni fa,
qui a Roma con un ambasciatore di un paese europeo, che a un certo punto, verso il dessert, iniziamo appunto, quindi la chiacchiera in qualche modo diventa un pochino più, più sciolta, e inizia a chiedermi anche di quelli che erano appunto i miei hobby al di fuori appunto del lavoro, e chiaramente parlo del Kung Fu. E lì per lì mi chiede: ma hai mai utilizzato il Kung Fu nel tuo lavoro? Allora, io all'epoca avevo iniziato quello che è appunto diventato poi un processo nello sviluppo della strategia globale dell'Unione Europea, quindi in sintesi quello che l'Unione Europea deve fare nel mondo. E lì per lì ho risposto in maniera molto distinta, insomma, e gli ho parlato del modo in cui, perché effettivamente poi alla fine qualunque strategia, ma non soltanto quello che si scrive, ma soprattutto poi come si ottiene, diciamo, come si arriva ad un consenso su una strategia, il trucco sta sempre nella cedevolezza, no? Quindi nell'utilizzare in qualche modo una forza contraria, una forza avversaria, a tuo favore, che è un po' anche alla base di quello che avete visto nell'esibizione del Tai Chi Chuan. E questa è stata appunto la mia prima risposta, ma poi effettivamente ho iniziato poi a ragionarci su questa domanda, e per concludere l'aneddoto dell'ambasciatore europeo, adesso probabilmente molti di voi non sanno il modo in cui funzionano le diplomazie funzionano attraverso l'utilizzo dei messaggi, no? Quindi, diciamo, nelle varie sedi in cui esiste una diplomazia nazionale, quindi in questo caso appunto, beh, lo posso anche dire, si trattava dell'ambasciatore irlandese, l'ambasciatore irlandese passa i messaggi, diciamo, dell'intelligence che riesce ad ottenere nel paese dove è rappresentato il suo paese, nelle altre sedi. Insomma, io mi ritrovo poi pochi giorni dopo al Consiglio dei Ministri a Bruxelles, in cui appunto sono radunati tutti e 28, ora tra un po', forse no, non lo sappiamo, 27 Stati membri dell'Unione Europea, si avvicina da me l'ambasciatore irlandese al Consiglio dei Ministri. E mi dice: ma com'è questa storia della cedevolezza, della strategia? Quindi io mai avrei pensato, chiaramente, che, come dire, la battuta fatta, l'aneddoto raccontato in un pranzo romano, poi mi si rivoltasse contro in un negoziato brussellese, però così è andata. Comunque, appunto, dico questo semplicemente perché poi quello è stato un pochino in là che mi ha portato ad iniziare effettivamente a ragionare su quello che era il legame tra questi miei due mondi, che poi alla fin fine non erano due universi, diciamo, paralleli, ma erano chiaramente molto collegati tra loro. E allora mi soffermo semplicemente su cinque aspetti. Il primo, ed è forse il più ovvio, che è il perché l'artista marziale, o quello che poi diventerà un artista marziale, si avvicina, diciamo, a questa disciplina, a quest'arte. Ed è chiaramente, come dire, un senso di curiosità, un senso di curiosità però che si sposa con un senso di sfida. L'idea del cercare il contatto con l'altro, e quindi anche la sfida con l'altro, non è altro in qualche modo che poi cercare una sfida con se stessi, ma è una sfida nei confronti di sé attraverso il contatto con l'altro, che porta a un atteggiamento comunque di apertura. E alla fin fine questo è la politica internazionale, cioè la politica internazionale non è altro che la presa di coscienza che non esiste, quindi non ci si può chiudere dal mondo, non esiste, come dire, un ponte levatoio che può separare noi dal resto del mondo, perché anche se non ci piace, questo mondo arriva da noi, che poi può arrivare nei modi più diversi: arriva perché abbiamo bisogno di energia, arriva perché i cambiamenti climatici non conoscono frontiere, arrivano perché le persone si muovono, queste persone possono essere migranti, possono essere flussi di beni, di servizi, possono essere terroristi, insomma, non esistono frontiere per moltissimi aspetti anche del nostro appunto quotidiano. E quindi la politica internazionale, le relazioni internazionali non sono altro che il tentare di affrontare queste sfide attraverso comunque un atteggiamento di apertura, quindi nel cercare, attraverso anche la cooperazione internazionale,
che spesso poi ha i suoi aspetti, come dire, conflittuali, ma alla fine, se vogliamo, la diplomazia questo è, cioè se tutto andasse bene, beh, non ci sarebbe bisogno di diplomazia, no? Chiaramente la diplomazia, così come altri strumenti, e poi adesso arriverò a questi, servono proprio per affrontare quelle che sono le sfide, così come quelle che sono le opportunità che ci presenta appunto il mondo. Il secondo punto è un po' il discorso della visione, dell'obiettivo. Quindi chiaramente l'artista marziale deve sapere quel che vuole, no? Questo chiaramente si può articolare in un senso più specifico, no? All'interno di un combattimento devi sapere quello che è il tuo obiettivo, però ha anche a che fare con un discorso molto più generico, diciamo, no? E quindi prima si parlava di quella che è la via del guerriero, il Tao, e quindi è una visione di dove si vuole arrivare. Ed è una visione, e questo è forse l'aspetto più importante, che non è una visione con i paraocchi. Non so come dire, se uno può immaginare quella che è una strada, l'obiettivo è quello di planarci sopra, no? Non immaginare un tunnel in cui poi non si vede quali sono, come dire, le altre possibili vie, no? Perché in qualche modo la via che si sceglie si deve continuare a sceglierla ogni istante, ogni giorno, ogni momento, no? E quindi non è... Non si può affrontare attraverso i paraocchi. C'è un bellissimo proverbio giapponese che parla della luce della luna, no? Che illumina a 360 gradi, e quindi l'idea di un obiettivo che però è un obiettivo ampio, ad ampio spettro. E in politica internazionale quel tipo di obiettivo, quel tipo di visione è assolutamente centrale, cioè in qualunque strategia si deve partire da quello, da dove si vuole arrivare, qual è l'obiettivo. Allora, chiaramente è un obiettivo, e qua appunto mi rifaccio al proverbio giapponese della luce della luna che illumina a 360 gradi, che deve essere in qualche modo reattivo a quelli che sono gli eventi, no? Winston Churchill parlò, una delle sue frasi più celebri era "Events, dear boy, events", eventi, caro ragazzo, gli eventi, ossia sì, chiaramente l'obiettivo c'è, esiste, ma poi ci sono gli eventi. E quindi questa via che si sceglie, si risceglie, si risceglie ancora ogni giorno, deve in qualche modo poi adattarsi a quelli che sono appunto gli eventi. E se lo diceva Winston Churchill, che, come dire, lo stratega per eccellenza, effettivamente qualcosa di vero deve esserci. Terzo punto, le capacità. Anche qui l'artista marziale ha e deve avere un ricco bagaglio che poi si costruisce appunto attraverso la pratica nel corso degli anni, un suo bagaglio tecnico, immaginiamo in qualunque tipo di combattimenti quante sono appunto le tecniche di mano, di gamba, di gomito, di ginocchio, le decine e decine di armi che si possono utilizzare, e chiaramente a seconda di quella che è la situazione che si deve affrontare, il mix che si deve utilizzare deve poi in qualche modo adattarsi a quello che è la controparte, l'avversario che si ha davanti. E così in politica internazionale non esiste una crisi, non esiste una sfida, non esiste un'opportunità che si può affrontare in maniera efficace attraverso l'utilizzo singolo di uno strumento. Questa è una cosa che noi europei sappiamo molto bene, probabilmente gli americani la sanno meglio, no? Cioè si tende, quando poi si ha un sovrasviluppo di uno strumento, pensiamo allo strumento militare, si tende a immaginare se si ha un martello, che qualunque problema sia un chiodo, mentre invece i problemi possono variare molto e non necessariamente si deve utilizzare appunto il martello. Quando si ha un martello enorme si tende a volerlo utilizzare in ogni situazione e spesso i risultati sono disastrosi. Appunto, se andiamo a prendere il caso degli Stati Uniti, se ci pensate è abbastanza sorprendente che non adesso che abbiamo una Cina in ascesa, abbiamo una Russia che si sta in qualche modo riaffacciando sullo scenario internazionale, ma anche in un periodo come appunto gli anni 90, quindi il primo periodo dopo la fine della Guerra Fredda, in cui chiaramente gli Stati Uniti erano la superpotenza mondiale, beh, dal 99 non sono riusciti più a vincere una guerra, cioè ce ne vuole, insomma.
E perché non sono riusciti a vincere una guerra una? Perché hanno affrontato qualunque tipo di problema, erano appunto messi a qualunque tipo di problema erano messi di fronte, lo affrontavano attraverso l'uso singolo di uno strumento. Ecco, noi devo dire, come europei, sarà che appunto non abbiamo, ne abbiamo tanti di strumenti, ma non ne abbiamo uno così predominante. Chiaramente lo strumento militare a livello europeo è ancora una delle grandi carenze, ma sappiamo bene che tutti i problemi che affrontiamo li possiamo e li dobbiamo necessariamente affrontare attraverso un mix del nostro, chiamiamolo, bagaglio tecnico, e quindi politiche commerciali, politiche ambientali, politiche energetiche, politiche di cooperazione allo sviluppo, chiaramente esiste la diplomazia, esiste anche la difesa, e a seconda di quella che è la questione, il problema, la sfida, andiamo a selezionare quello che è il mix più adeguato. Terzo punto, che ha più a che fare non tanto con né gli obiettivi né gli strumenti, ma più con i metodi, diciamo, e quindi se vogliamo sì, le metodologie, gli approcci che si utilizzano. Allora qui, anche qua, ripartendo da quello che è un approccio marziale, diciamo, dell'arte marziale, c'è un po' il tema della reattività. Quindi sappiamo nelle arti marziali che sì, è vero, la forza è importante, la potenza è importante, ma fondamentale è la velocità, l'esplosività, e chiaramente questo appunto si rifà molto a quella che è diciamo alcuni delle metodologie fondamentali nella politica internazionale, se si vogliono effettivamente raggiungere dei risultati. Anche qua, se andiamo a vedere casi che in cui questa reattività non c'è stata, no? Immaginiamoci casi in cui si tenta di affrontare un qualche problema di politica internazionale in maniera eccessivamente istituzionale. Non so quanti di voi ricorderanno i negoziati di Copenaghen sui cambiamenti climatici, quindi diciamo il negoziato che avvenne prima del successo poi del 2015 sull'accordo di Parigi. Copenaghen fu un grandissimo fallimento. Perché fu un grandissimo fallimento? Perché non ci fu questa reattività, perché l'Unione Europea, appunto, adesso faccio il caso dell'Unione Europea perché era l'attore più progressivo, diciamo, in questi negoziati internazionali, arrivò con una posizione, per carità, è anche vero e va sottolineato che è abbastanza complicato arrivare, per arrivare a un negoziato internazionale con una posizione vuol dire che ci sono stati perlomeno un paio d'anni prima di negoziati tra 28 per arrivare a quel consenso. Una volta arrivati a quel tavolo negoziale, chiaramente poi c'è il resto del mondo e quindi ci si deve aggiustare in qualche modo alla situazione. E però no, si era già arrivati a quella posizione e quindi immobili, e ci fu appunto poi un collasso totale del negoziato. Questa cosa poi, questa lezione è stata imparata per quelli che poi diventarono i negoziati di Parigi, che furono invece appunto un grande successo, perché si imparò la necessità, cioè come dire, già a monte devi sapere che devi poi cambiare la tua posizione negoziale. E quindi in che modo questa cosa si può fare? Perché, ripeto, in un ambito europeo è piuttosto complicato quando comunque c'è bisogno di un consenso, diciamo, di 28 stati membri. Beh, si tendono a creare quelli che vengono definiti gruppi di contatto. Quindi, a secondo della problematica in questione, adesso faccio l'esempio del Venezuela, che è una crisi, diciamo, una delle crisi calde in questo momento, beh, si è creato un gruppo di contatto interno all'Unione Europea, un gruppo di 8 stati membri, quindi chiaramente va negoziato tra quegli 8, ma non sono 28, che poi a sua volta fa parte di un gruppo di contatto internazionale, collegato poi, diciamo, con un legame alle Nazioni Unite, che è sostanzialmente un gruppo di cui fanno parte i paesi dell'America Latina, e quindi si tenta di arrivare a un negoziato non con tutti gli stati membri delle Nazioni Unite, ma con questo gruppo più ristretto, proprio perché la reattività, la velocità, in un'epoca in cui poi la politica, ma non soltanto appunto la politica internazionale, ma tutta la politica è diventata estremamente veloce, diventa una qualità essenziale. Ultimo punto che volevo sottolineare è il punto della resilienza. Allora, l'artista marziale sa che purtroppo non tutto va sempre come si spera, no? E quindi spesso si cade e si deve imparare a rialzarsi, no?
E quindi cos'è la resilienza? Se si va ad aprire un dizionario e leggere la voce resilienza, il tipo di esempio poi che viene fatto viene spesso tratto da una condizione dei metalli, no? Quindi il metallo resiliente è sostanzialmente il metallo che si piega senza spezzarsi. E allora perché resilienza e quindi questa capacità di reagire, di, per carità, anche magari prevenire, ma quando non ci si riesce, reagire, rialzarsi, adattarsi, che è fondamentale, quindi è una caratteristica fondamentale dell'artista marziale ed è anche una caratteristica fondamentale di qualunque società e di qualunque Stato. Quindi, ad esempio, Stati che possono sembrare apparentemente molto stabili, non so, lo Stato autoritario, no? Immaginiamoci, non so, stati come moltissimi degli, ecco, forse gli stati del Medio Oriente sono i casi più ovvi, no? Che sembrano estremamente stabili, ma non sono resilienti, non hanno questa capacità di piegarsi senza spezzarsi. Arriva una crisi e crolla tutto, no? Ricordiamo quelle che all'inizio furono definite come le primavere arabe, che poi tanto primavere non furono, diventò molto velocemente un autunno e poi un inverno arabo, proprio perché non esisteva questa condizione di resilienza, quindi resilienza appunto sia delle società sia degli stati di reagire e di adattarsi. E se pensiamo a quelli che possono essere sistemi democratici, che possono sembrare apparentemente molto più fragili, no? Ma che però hanno questa autocapacità poi di rigenerarsi, di rialzarsi dopo una caduta. Questo, e qua chiudo, è il momento che stiamo attraversando, no? Cioè, se pensiamo anche al momento europeo che stiamo attraversando, una crisi esistenziale che poi sostanzialmente dura da 10 anni, no? Con l'inizio della crisi finanziaria globale fino ad oggi. E però il progetto europeo è un progetto di resilienza, cioè è un progetto che nasce dalle ceneri di una crisi, ossia dalle ceneri di 2 guerre mondiali, e che si è sviluppato attraverso le crisi, il periodo di crisi economica della fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80, la crisi che avvenne quando emerse la necessità di riunificare il continente dopo la fine della guerra fredda, poi appunto adesso le crisi finanziarie e poi politiche, la grande crisi politica di questo momento, con questo riemergere di varie forme di autoritarismi, populismi, sovranismi, vi dicendo che chiaramente sono la minaccia al progetto europeo, però questa capacità degli europei e del progetto europeo di rigenerarsi, diciamo, attraverso questa condizione di resilienza. Io mi fermo qui, forse. Allora, tocca a me, io cercherò di, spero di interessarvi facendo un po' un parallelo tra quello che è l'arte marziale, quello che sono riuscito a prendere in questi lunghi anni, e quella che è un po' l'esperienza nel business, nell'economia, nella gestione delle organizzazioni. Diciamo che il primo impatto tra la cultura orientale e la cultura manageriale occidentale si ha un po' verso la fine degli anni 90, dove grandi imprese orientali, parliamo del Giappone, a quell'epoca cominciò a avere grandissimo successo, ed è un cambio di paradigma. L'Occidente reagisce in maniera, diciamo, anche abbastanza scomposta, arrivano questi prodotti sul mercato con grandissimo successo e non c'è proprio una spiegazione di cosa sta avvenendo. Si vede una grande qualità, si vedono imprese che riescono a crescere a ritmi rapidissimi e l'Occidente comincia a, diciamo così, a annaspare. Si parla di zen, metodi, eccetera, ma si fa il primo errore, e questo è un errore che può venire anche l'approccio con l'arte marziale: si confonde il metodo con la filosofia, ovvero sia cosa c'è dietro in profondità rispetto a questa capacità di avere successo, di ottenere risultati. Un aneddoto, una delle prime esperienze, diciamo, nel campo della mia esperienza delle arti marziali, mi alleno e vengo ripreso, dice: guarda, non stai facendo bene questa tecnica, e mi fanno l'esempio del gatto. Ma se un gatto porta una zampata, la zampata che porta il gatto è perfetta,
Un gatto non farà mai un animale, adesso il vostro animale preferito, non porterà mai un'azione tanto per farla, o il gatto è in quella zampata, cioè, quindi quando porti questa tecnica, tu sei quella tecnica. Pensate in un'organizzazione persone che operano in questo modo. Pensate come sale il livello della qualità. In quegli anni, cominciando qualche viaggio su imprese all'epoca giapponesi, trovavamo delle cose sbalorditive, impianti che avevano 50 anni che sembravano nuovi, ma la singola persona, e riveniamo a quello che diceva Fabio prima sull'armonia, su tutti gli elementi che sono importanti, che dava un suo contributo, quella persona era lì, faceva quella piccola parte, ma lui la faceva con il massimo delle sue possibilità, quindi la valorizzazione delle persone. Su questo diciamo che in Occidente ci sono state immediatamente le reazioni più, diciamo così, anche a volte scomposte. La prima, la più brutale, incentiviamo le persone, sempre col soldo cerchiamo di fare un po' tutto. La seconda, diciamo, è stata invece quella più ragionevole, cercare di comprendere questa filosofia e cercare di avere quell'incontro, quell'apertura di cui parlava anche Nadal. E inizia un percorso di avvicinamento su cui io vorrei dare, anche io provo rapidamente a dare quella che è la mia lettura della filosofia che trovate nelle arti marziali, dei punti che sono nodali. La prima cosa che mi ha colpito è, questo si trova nell'azienda, nelle organizzazioni, ma nell'arte marziale, il focus sulla prestazione e non sul risultato. Nella nostra cultura occidentale conto se io sono il numero uno, se ho preso il contratto, se ho vinto. Nell'arte marziale posso vincere ma sono andato male, io devo fare il massimo che posso. Quindi il focus, l'attenzione è sulla prestazione. Io mi sto preparando per un esame in questo momento con il maestro, sarò soddisfatto se l'ho fatto bene, se ho dato il massimo di quello che dovevo, poi lo passo o non lo passo. Il maestro ci raccontava spesso, attenzione quando avete davanti un combattente che non gli importa vincere, gli importa dare il massimo, non gli importa neanche nel vecchio samurai di morire, di restare sul campo, ma lui è lì e dà il massimo possibile. Questo significa, immaginate appunto all'interno delle organizzazioni quale impatto può avere e quale valorizzazione delle persone, e riprenderemo poi questo tema. Il secondo elemento che mi ha colpito molto, e una delle cose che mi ha portato poi a avvicinarmi alle arti marziali sempre di più, è la visione sistemica, anche Fabio ne parlava, il vedere tutto a 360 gradi. Ti insegnano in un combattimento, mi dicono, apri tutti i sensi, non solo la vista, non è che guardo l'avversario dove va solo, la prima c'è la percezione di tutto l'ambiente e poi la focalizzazione. Se siete, diciamo, filosofi, potete parlare di un approccio olistico, se siete un po' più ingegneri come me, quindi un po' più semplici, parla di approccio sistemico, ma c'è questa visione d'insieme che si ritrova poi nella medicina cinese. Commentavamo pochi giorni fa di un medico occidentale che ha azzeccato al volo una diagnosi perché ha avuto una visione d'insieme della patologia, e questo è tutt'altro che banale. Per noi europei, che invece, europei diciamo noi occidentali, che tendiamo a segmentare, a analizzare, a, per carità, a volte è utile, ma anche qui l'eccesso diventa, diciamo così, patologico. Come nella gestione di organizzazioni o nel sociale, il divide et impera fatto come strumento, diciamo, di pratica quotidiana. Dalla visione insieme al divide et impera, questo era il secondo. Il terzo, ne ha parlato benissimo Natali, la cedevolezza e l'adattabilità piuttosto che la rigidità, siamo un po', diciamo, rigidi, e questo nelle imprese a volte devastante. Un quarto elemento che a me ha colpito molto, e l'ha ripreso anche Natali, la visione di lungo termine rispetto a quella a breve termine. Molte imprese occidentali, ci andiamo a focalizzare, ma parliamo anche di sistema, vorremmo parlare anche di governi, se non di gestione politica, si guarda all'elezione dei prossimi 10 giorni, al conto trimestrale, perché magari abbiamo dato a manager, impiegati, a tutti quanti, dei bonus sul risultato trimestrale e non la visione di lungo periodo. Quindi non lo riprendo, ma questo, immaginate anche questo che effetto ha. Riprendendo Mattei, ringrazio Fabio perché è una cosa che mi emoziona sempre, tutti i miei capi sono stati assunti da
d'Enrico Mattei e mi hanno dato un imprinting, quindi dovete insomma fare la tara a quello che dico. Ma immaginiamo oggi persone che avessero quella visione di lungo periodo nella realtà di oggi. Allora, sicuramente, ne parlavo con uno di questi miei vecchi maestri, oggi Enrico Mattei non sarebbe all'ENI, il petrolio è il passato. Oggi avremmo l'AGIR invece che l'AGIP, sarebbe Azienda Generale Italiana Rinnovabili. Negli anni prima di morire Mattei lanciò un'azienda per il fotovoltaico, negli anni 50, cioè sembra una cosa, ma perché la visione era: non devo fare un'azienda che fa i soldi, che fa, devo dare l'energia al paese, e in quel contesto era il petrolio. Ma si sta pensando al nucleare, magari questa poteva essere una soluzione più discutibile, c'era l'AGIP nucleare. Quindi qual è il ruolo? Il ruolo è di avere una visione di lungo termine, questo vale per l'impresa, vale per le organizzazioni sociali, vale per la politica, vale per tutto. Ed è un po' la cosa di cui personalmente sento un po' di mancanza. Tutti questi quattro elementi gestiti un equilibrio, e qui c'è il tema che ha toccato Fabio, ha toccato del Tao, della capacità di vedere non solo bianco, solo nero, ma c'è un po' di bianco e un po' di nero. Tutti questi strumenti poi te li puoi riportare nella pratica, diciamo, quotidiana della gestione, ognuno per il proprio ruolo, perché poi ognuno di noi ha diverso livello, ha diverso titolo, ma si interfaccia con delle organizzazioni formali, come può essere l'azienda, informali, come può essere il rapporto Stato-cittadino e così via. Quindi l'equilibrio e l'armonia del Tao che vanno a cucire questi quattro aspetti che vi ho sottolineato, ma possiamo tirarne fuori ovviamente a decine, poi la mia è sicuramente una visione parziale. Qualche piccola esperienza, proprio più di dettaglio, avendo praticato arti marziali, come mi è servito fare delle analogie fra situazioni che mi sono dovuto trovare ad affrontare e pratiche o esperienze o metodi che ho visto. E ci sono delle analogie che sono veramente, veramente strette. Un caso che, insomma, tanto lo posso dire, è la competizione fra due imprese ferroviarie sulla stessa rete, no? Trenitalia e Italo, tanto diciamo oramai è nota. Bene, l'approccio che ho portato è lo stesso che si porta in una pratica, non è il mio forte, ma è quello del corpo a corpo. Perché si sta sulla stessa linea, si compete su uno spazio stretto, e contrariamente a quello che appare a un osservatore, diciamo, non esperto, che sembra una cosa un po' brutale, è una partita a scacchi. Nel corpo a corpo non è che se lui è particolarmente scarso, un Gerroma, due mosse e hai vinto, ma te la devi costruire la posizione. Siamo stati addestrati, aspetta, sposta la gamba in questo modo, perché il peso così, il baricentro va in questo modo, riesci a conquistarti un punto di presa, e con una concatenazione di 3, 4, 5 azioni riesci a arrivare all'obiettivo. Quindi il corpo a corpo, che sembra una cosa abbastanza brutale, in realtà è estremamente sofisticata e si ritrova in una condizione di mercato, ad esempio, come questa. Non parlo di negoziato, di cui ha già parlato Nato, per esempio ho trovato con principi di questo tipo negoziati per adesso sono nel settore delle rinnovabili, dove ci si confronta, magari sto parlando degli Stati Uniti, con lo Stato del Merida, il negoziato è fatto tutto di equilibri. A me un po' ricorda una pratica di Tai Chi, che è il Tui Show, dove devi essere molto cedevole e mantenere sempre l'equilibrio. La controparte ce l'hai davanti, ti confronti con lui e devi cercare di portare il meglio possibile. L'altro invece, situazioni particolarmente cruente di mercato, c'è guerra dei prezzi, quindi le aziende rischiano veramente. E mi ricordo una frase che poi, diciamo, ho ripetuto altre volte, che mi colpì del maestro, che disse: attenzione al rispetto per il proprio avversario. Il rispetto significa il saluto, tutto quello che vuoi, ma significa anche che è a terra e io non sposto lo sguardo da lui, anche se a terra sembra morto, perché so che un grande avversario può venire su e all'ultimo momento mi fa fuori. E quindi qui c'è tutta diciamo, questo approccio che sembra quasi paradossale, dal rispetto al, diciamo così, diciamo anche una forma di pressione sull'avversario fino alla fine, che può sembrare quasi impietosa, che nella nostra cultura
ha qualche difficoltà, ma poi nella vita pratica, dovendo, perché ci è capitato un caso di un'azienda che sembrava morta, viene da su e diciamo, i danni sono stati particolarmente gravi per la nostra azienda. Quindi tantissime esperienze, piccoli aneddoti, analogie che poi nella vita di tutti i giorni riesci a portare di maniera concreta. Questa dello sguardo è un tema su cui ancora devo lavorare, ma su cui proprio nella pratica, ieri c'è stata una correzione importante, perché è la cosa più importante, dove nell'arte marziale ho lo sguardo. Eseguendo le forme che avete visto, uno degli errori più gravi è se guardo dalla parte sbagliata, dov'è l'avversario e che cosa devo guardare. Quindi la concentrazione, il focus sui temi chiave. Io ho descritto un po' rapidamente, diciamo, questa serie di esperienze e poi vorrei venire un po' a altri elementi che si stanno un po', oggi sono un po', diciamo, nei corsi manageriali vengono molto, molto utilizzati. Uno dei personaggi oggi più in voga, perché ha successo, quindi quelli che hanno successo mi hanno portati, è Jack Ma, il fondatore di Alibaba, che è molto molto famoso perché è un praticante, dicono quasi ossessivo, proprio di Tai Chi. E quindi in tutti i convegni fa sempre una sezione dove parla di Tai Chi, a volte fa addirittura delle piccole dimostrazioni, e questo ha portato le arti marziali in campo manageriale e in particolare il Tai Chi proprio, diciamo, come uno degli elementi di maggiore, così, di maggiore attenzione. Sempre con questo rapporto della cultura occidentale che un po' non riesce a comprendere, un po' è affascinata, ma insomma prende un pochettino le distanze. Io mi sono segnato nei corsi che ha fatto qualche frase di quelle che ripete, diciamo, più spesso, e che insomma un po' richiama i principi che vi dicevo prima. Ad esempio diceva, non importa nel Tai Chi se vinco o perdo, potrei aver vinto ma avere perso, ed era un po' la frase che dicevo prima, l'attenzione sulla prestazione. Potrei aver battuto questo avversario perché è particolarmente debole, ma io non ho combattuto bene, quindi ho perso. Un'altra che mi è piaciuta, dice: oggi abbiamo avuto successo non perché abbiamo fatto un buon lavoro oggi, ma perché abbiamo avuto una buona visione 15 anni fa. 15, la visione a lungo termine, che è fondamentale per tutti noi. Oggi si sente discutere di cose che sono stravecchie. Questo è un paese dove in piena crisi energetica si lancia un grande progetto anni fa, però adesso non è, di un centro siderurgico, che poi non viene completato e viene lasciato lì. Quindi la visione c'era? Probabilmente no. I giovani sono i semi e quando cresceranno cambieranno il mondo. Visione di lungo termine, ce la trovo tutta. Il mondo ha bisogno di nuovi leader, ma la vera leadership è lavorare insieme. E ritrovate il principio che diceva Fabio dell'organismo, della comunità. Noi ci muoviamo sempre per grande leader, grande manager, eccetera. No, c'è la squadra. È una cosa che si comincia a sentire, se un altro parla di squadra, si comincia a sentire. Ma poi magari per giustificare bonus importanti si creano sempre le figure mitiche che in parte servono, perché il leader ha anche questo compito, ma entro certi limiti. Quando sei piccolo devi essere molto concentrato e credere nella tua mente, non nella tua forza. E questo è un altro degli elementi su cui ti riprende il principio che dicevamo della cedevolezza e del saper continuamente adattarsi, il principio della resilienza, ma soprattutto poi dello sfruttare tutte le armi. Io, già un po' in estrema sintesi, quello che un po' mi ha colpito di tutto questo percorso e che credo che possa essere veramente in pillole, in nuce, un po' la vera essenza, il distillato, è la concentrazione e l'attenzione alla persona. Sia nel sistema, come diceva prima, perché soltanto con il coinvolgimento, e che non può essere soltanto attraverso i soldi, ma deve essere una motivazione, diciamo, più interna, più interiore, più spirituale, le organizzazioni, le società possono evolvere, ma anche la persona per la nostra crescita personale. Quindi qui ho un po' ritrovato tutte quei valori, se volete, oggi è un termine forse leggermente desueto,
che mi sono stati, come dicevo un po' all'inizio, quasi messi a fuoco all'inizio della mia carriera. Io poi è figlio dei maestri che ho avuto. Io, essendo un po' vecchio, grazie a Dio ho fatto tanti errori, quindi un po' di esperienza ce l'ho, ma soprattutto ho avuto dei maestri in tutti i campi. Io sono stato molto fortunato, avevo maestri molto 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 bravi. Io con questo credo di aver sintetizzato un po', un percorso. Poi magari se c'è qualche domanda, magari così rendiamo anche la cosa un po' più interattiva e magari più sì, simpatica. Prima riprendiamo un attimo anche le fila di questo discorso e del tema iniziale, la via del guerriero ed il terzo millennio. Da quello che abbiamo detto vengono fuori alcune cose importanti, perché comunque parliamo di un percorso, di una via del guerriero, cioè il percorso che una persona fa attraverso l'arte marziale per sviluppare determinate caratteristiche. Queste determinate caratteristiche che ogni giorno nell'allenamento vengono toccate hanno un'applicazione in tutti i campi. Alleno la mia capacità di visione, almeno la mia capacità di analisi del mio avversario in questo caso, comunque di quello che sto facendo. Alleno la mia capacità di reazione, di rilassamento, di tranquillità, della mia gestione energetica, e sto facendo un combattimento. E però se non sto facendo un combattimento sto facendo un'altra cosa, uguale. Devo avere tutte queste tutte queste caratteristiche, se le ho allenate riesco a metterle in campo. L'importante è che io sia cosciente di quello che sto facendo e di quanto queste caratteristiche possono essere valide in qualsiasi applicazione. Ed è il motivo per cui testi classici dell'arte marziale e della strategia militare, come L'arte della guerra o Il libro dei cinque anelli, testi antichissimi, L'arte della guerra di Sun Tzu, parliamo del 500 a.C., è un libro applicabile a qualsiasi campo e a tutt'oggi è ancora molto attuale. Ed è il percorso che un artista marziale, perché poi parliamo di questo, fa nella sua vita. Quando mi capita spesso di trovarmi in segreteria e di ricevere persone che vogliono iscriversi, che cosa vuoi fare? Spiegami quello che è. Allora, guarda, l'arte marziale è questo, no, ma è un po' troppo impegnativo. Preferisco qualcosa di più, sai, che si picchia subito. Allora fai il corso di combat. Per carità, ti sfogherai molto bene, imparerai poco. Cioè, non hai una visione a lungo raggio, non hai una visione a lungo termine, non stai pensando a te e a come potrai migliorarti, ad evolvere negli anni, intraprendere un percorso. Ma questo parlo dell'arte marziale, ma in ogni cosa, nella vita e nel lavoro. E guarda più avanti, non hai necessità probabilmente soltanto di un esercizio fisico, hai necessità di svegliare l'attenzione, di svegliare la mente, di rinforzare la volontà, di sbagliare e imparare dai tuoi errori, che è una delle cose più importanti, perché errori ne fanno tutti, ma poi fermarsi sui propri errori e dire e piangerci sopra, purtroppo è un gran limite. Imparare dai propri errori invece è quello che si cerca di fare attraverso un percorso introspettivo come quello che si fa attraverso tante arti, non soltanto l'arte marziale. Io parlo dell'arte marziale perché è la nostra esperienza, però è l'arte stessa che ti porta a fare questa introspezione e a cercare di imparare da chi è più avanti di te. Ed è questa una delle caratteristiche importanti di un'arte come il Kung Fu, come l'arte marziale, cioè c'è un qualcuno che ti guida per mano, c'è un maestro che ha già fatto un percorso ed è in grado di darti anche uno schiaffetto quando serve, ed è in grado di farti vedere un errore che non hai visto, ed è in grado di farti ritornare indietro a quel passo per ricominciare, perché non è necessario sempre andare avanti. A volte si prendono delle strade che poi non portano da nessuna parte, e allora la difficoltà, l'umiltà sta nel fare un bel po' di passi indietro e ricominciare da capo di qua, perché questa è la strada, non l'avevi vista, c'è qualcuno che te la fa notare, e questo è lo scopo del maestro, di un maestro di arti marziali, ma può essere un maestro di vita, può essere un Enrico Mattei, o può essere un Emma Bonino che può essere stata per te o per altre persone. Ecco, una persona che ha un vissuto, che ha un'esperienza, che ha già avuto certe situazioni e le mette al servizio. E questo è il concetto di Kwon, è il concetto di scuola, è il concetto di comunità.
è il concetto di vivere, di insegnamento, di vivere insieme e di tramandare. Insegnamento che nella società attuale purtroppo è considerato in maniera non per quanto deve essere valutato, perché è una vocazione, perché è un qualcosa che andrebbe valorizzato, perché andrebbe stimolato, perché la conoscenza e la coscienza è l'unica cosa che può risvegliare l'essere umano e che può far crescere l'essere umano. E quindi questo è il percorso, è la via del guerriero. Un artista marziale lo fa attraverso l'arte marziale e cerca di capire i propri errori, di correggersi, di migliorare per poterli trasmettere e per poter diventare una persona evoluta, una persona migliore, una persona che in una società attuale può essere di supporto in tanti tanti altri aspetti. Questa deve essere la strada, attraverso l'arte della guerra. Ok? Se ci sono delle domande è il momento adesso. Prego. Allora, due domande, una più di carattere politico e l'altra introspettivo. E allora, sulla relazione tra l'arte della guerra e la pace, come si può rapportare questo nella politica internazionale? Per esempio, appunto, la leva obbligatoria c'è, cioè, chi la ripropone, comunque un sapersi difendere poteva avere una sua ragione. O per esempio si parla molto anche del Costa Rica, che è appunto stato senza esercito, quindi qual è l'importanza di usare la forza per mantenere la pace? E poi invece uno più, appunto, la seconda domanda, si è parlato molto di un proprio centro, di essere centrato appunto sia nella presenza del gesto, e nella resilienza, insomma sono stati molti i casi in cui è uscita fuori questo bisogno di trovare il centro, e mi chiedevo appunto il Kung Fu come aiuta in questa ricerca di se stessi, di essere centrato. Grazie. Parliamo di politica, inizia tu, poi semmai aggiungo qualcosa io. Allora, diciamo, la difesa, cioè il tema della difesa e la relazione tra guerra e pace, poi sostanzialmente. Allora, due considerazioni che poi si rifanno un po' anche qua, no? Al discorso del Tao, al non c'è bianco senza nero e non c'è nero senza bianco, insomma. Allora, non esiste guerra che può essere vinta solamente attraverso la violenza. Cioè, prima facevo un accenno a molti degli errori, ad esempio, commessi dagli Stati Uniti negli ultimi 20 anni, poi in passato era meno così, appunto, però no, poi c'è stato un momento storico di ubris, no? Di totale arroganza, perché era la fine della storia, perché si era vinta la guerra fredda. E quindi un perdere un pochino il senso del modo in cui effettivamente da guerra poi si passa a pace. E quindi lo strumento militare in alcune situazioni è necessario, può essere considerato necessario, ma poi se ci si ferma lì, no, andiamo a vedere, no, casi come l'Afghanistan o l'Iraq e via dicendo, che sono palesemente casi che poi non c'è stato questo passaggio tra guerra, appunto, e pace, quindi tra l'utilizzo di strumenti militari all'utilizzo poi di tutta una serie di altri strumenti che poi sono necessari per fare quel passaggio, perché poi ogni conflitto ha un ciclo, che non sono cicli lineari, no? Perché comunque non è che si passa necessariamente sempre da una fase, chiamiamola attiva, di violenza attiva, a una situazione, diciamo, di consolidamento della pace. Spesso c'è un andi e rivieni, spesso ci sono delle condizioni, chiamiamole, di violenza strutturale, in cui non c'è ancora violenza attiva, ma sono magari condizioni di diseguaglianza, di marginalizzazione di segmenti della popolazione, via dicendo, che quindi diventano un po' il focolaio che poi esplode, ma poi questa esplosione, spesso poi a volte ci possono essere dei momenti, diciamo, di stanchezza, no? Ci sono guerre che sono finite per sfinimento, pensiamo alla guerra in Libano ad esempio, o la guerra Iran, Iraq tra l'80 e l'88, guerre
in cui di fatto non ha vinto né una parte né l'altra, ma si sono in qualche modo esaurite. Si sono esaurite, ma poi non c'è mai una fase, c'è sempre il pericolo di una ricaduta in quella fase di violenza, se poi non si vanno a curare quelle condizioni appunto strutturali di violenza che hanno portato poi all'esplosione. E lì appunto è evidente che lo strumento militare non ha un ruolo da giocare. Fatto questo discorso, c'è poi anche il discorso inverso, no? Perché allora posso dire, ma allora serve questo strumento militare? Allora, diciamo che noi europei, tutti noi in realtà, diciamo età molto diverse, ma più o meno tutti rientriamo in questa categoria generazionale, abbiamo avuto il lusso, perché questo è stato dopo la fine appunto della Seconda Guerra Mondiale, in cui con l'emergere di una configurazione globale appunto di guerra fredda, ma poi di vittoria dell'Occidente alla fine della guerra fredda, in cui di fatto c'era qualcun altro che si occupava della nostra difesa, quel qualcun altro erano gli Stati Uniti. Allora chiaramente nessuno lo fa per generosità, no? Quindi chiaramente c'era un do des, il do des era che gli americani effettivamente garantivano una sicurezza europea attraverso il loro strumento di difesa, noi avevamo il lusso di non averlo, questo di fatto di non averlo, e però chiaramente eravamo, come dire, c'era un rapporto di potere asimmetrico. E quindi quando poi gli Stati Uniti facevano un sacco di come dire, cose non propriamente sagge nello scenario internazionale, noi di fatto, anche se non eravamo d'accordo, li seguivamo, no? Quindi quello era in qualche modo il contratto sociale. Adesso in che situazione ci ritroviamo? In una situazione in cui sostanzialmente stanno cambiando questi equilibri, stanno cambiando non tanto perché gli Stati Uniti stanno diventando meno potenti, ma semplicemente perché non sono più loro gli unici a governare il mondo. La loro grande sfida strategica non ha nulla a che fare con l'Europa, non ha neanche nulla a che fare con il Medio Oriente, è la Cina. E quindi, ma perché mai si devono loro occupare della nostra sicurezza? Ed è questo il motivo in cui adesso sta riemergendo un dibattito sulla difesa europea, perché lì c'è la consapevolezza che allora, beh sì, forse questo strumento di difesa serve, ripeto, non è l'unico che serve, ma serve anche questo, e adesso ci dobbiamo porre la domanda perché non abbiamo qualcun altro che se ne occupa al posto nostro. Però ci rendiamo conto che siamo tutti così piccoli e insignificanti, perché anche gli stati membri più grandi dell'Unione Europea, come la Francia, la Germania, l'Italia stessa, se la riportiamo su scala globale siamo veramente piccini assai. E visto che stiamo parlando di un settore in cui servono un sacco di soldi, perché comunque per sviluppare un qualunque tipo di capacità militare stiamo parlando comunque di appunto cifre molto, molto importanti, non esiste un paese uno europeo che nel prossimo futuro riuscirà da solo, quindi neanche Regno Unito e Francia, che sono i due stati più capaci, diciamo, a livello militare, che riusciranno ad avere quelle che vengono definite capacità militari a pieno spettro. E quindi solamente attraverso una cooperazione, un'integrazione in materia di difesa a livello europeo si può sperare, pian piano ci vorranno perlomeno 20 o 30 anni, se iniziamo ieri, ad ottenere quello che di fatto, come dire, avevamo subcontrattato agli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti ora non ci sono più. E questo è un discorso che va al di là del fatto che oggi c'è Donald Trump alla Casa Bianca, è proprio un discorso strutturale. Vuoi aggiungere qualcosa? Io aggiungerei un altro pensiero a riguardo, cioè, non so, i latini dicono se si vis pace impara bello, se vuoi la pace prepara la guerra, da un certo punto di vista può essere giusto, però con molta attenzione, nel senso che ad esempio l'allenarsi al combattimento, l'allenarsi ad affrontare un'altra persona è quasi una sublimazione di tutto questo, cioè il tuo allenamento vale per capire quello che è il pro e il contro di un combattimento e per arrivare, per andare oltre e quindi anche per non combattere. Il tuo allenarti a combattere ti porta a rispettare la persona che hai davanti, ti porta a capire i momenti di difficoltà, ti porta a capire i momenti di ira, ti porta a capire i momenti di non capacità di ragionare e a volte fare quel passo indietro, però sei pronto, hai una guardia, hai una tua posizione e ti sto offrendo un'altra possibilità,
ma sei pronto. Se tu non fossi pronto, cosa succederebbe? Che lui non ragiona, lui non pensa, lui è proiettato in avanti e ti travolgerebbe. Quindi l'essere pronto è fondamentale, la storia lo insegna in tante situazioni, no? Io vado indietro di tanti anni nella storia, sono state fatte delle crociate contro popolazioni occidentali, la crociata contro i Catari, una popolazione estremamente avanzata da un punto di vista sociale, da un punto di vista di rapporti anche uomo-donna, quindi già di parità di sesso, parliamo del 1200, avanti ma non preparata alla guerra, sono stati travolti e quasi cancellati, è rimasta quel filo, travolti, massacrati dall'ignoranza, e questo è purtroppo un il limite che può avere la non preparazione. D'altro canto, lei faceva prima un esempio pertinente, sei pronto alla guerra, sei un guerriero e tu hai solo il martello in mano e pensi che tutto sia inchiodo. No, non risolvi tutto così, non risolvi tutto così, e allora lì serve il maestro, serve chi ti struttura, chi ti fa capire, e serve una formazione. Purtroppo spesso l'ambiente militare non ha questa formazione e dovrebbe passare invece per un percorso anche più umanistico, più di crescita al di là di quello che è l'applicazione militare, ecco, per capire tutte quelle che possono essere le evoluzioni. Questa stessa sublimazione del concetto di combattimento, del concetto di guerra, è quello che ti porta appunto a capire le difficoltà del tuo avversario, quello che ti porta a capire le difficoltà che possono esserci nella vita, è quello che ti porta a respirare, a rilassare, ad amare e a trovare il tuo centro e a trovare la tua serenità, perché a un certo punto ti rendi conto che ogni persona sta facendo un suo percorso, ogni persona sta facendo sta seguendo una sua strada, qualcuno sta seguendo anche la tua e ti incontri nella strada, no? Altri vanno da altre parti, ma ogni tanto c'è questo incontro. In una scuola è più semplice perché c'è un flusso in un'unica direzione, e in una scuola parlo di Kung Fu, già non è lo stesso in un ambiente lavorativo, perché spesso una persona lavora per necessità, non lavora perché gli piace proprio quel lavoro lì. E allora in una scuola di arti marziali spesso è una scelta e c'è un percorso che si fa insieme, e c'è chi ha dei ruoli, c'è chi ne ha altri, e c'è questo aiutare, questo seguire, e per poterlo fare ci saranno sicuramente alti e bassi, ci saranno sicuramente errori, ci saranno sicuramente scelte che non sono capibili, però c'è questa ricerca continua del trovare una situazione centrale della tua energia, della tua coscienza, del tuo ci, della tua persona, ecco. Poi ci si arriverà con gli anni, c'è chi non ci arriva mai, ma la ricerca è continuamente quella. Io ho una domanda sul rapporto, diciamo, tra pensiero e azione, nel senso che c'è un libro del giovane Nietzsche che diceva che, cioè, diciamo, l'eccesso di riflessione, che è un po' una metafora della nostra società, porta, diciamo, a una perdita di capacità di azione, no? Quindi la metafora della zampata del gatto, cioè il gatto non sa come si dà una zampata, non studia come si dà una zampata, però sa dare una zampata. Quindi tutto questo discorso del sapere come, cioè tu non sai come, ma lo sai come fare, cioè. E quindi questo, cioè, se è possibile andare verso un'azione che però non perda la consapevolezza, non so se è chiara la domanda. È il pensiero, l'azione, l'eccesso di riflessione, l'allenamento è tutto qui, la ricerca di ripetere, di fare, di trovarsi in situazioni limite per poter riuscire in quelle situazioni limite ad essere istintivo, e quello è l'allenamento quotidiano di un artista marziale, quello è l'allenamento quotidiano di un manager, l'allenamento quotidiano di chi fa politica, l'allenamento quotidiano di chi vive
continuamente quello che sta facendo, essere nel momento, essere nell'attimo ed essere allenato a rispondere a quel momento e a quell'attimo, come ti alleni con la pratica, ti alleni con la persistenza, ti alleni con la costanza in quello che stai facendo, con l'amore in quello che stai facendo, e nel momento in cui reagisci sei istintivo, sei zen, sei vuoto, e a questo aiuta. Per arrivare a questo aiutano tante pratiche di meditazione, tante pratiche di svuotamento proprio da tanti vincoli, da tanti limiti che possono andare a creare ostacoli tra pensiero e azione. Poi l'arte marziale è votata, è proprio portata a questo attraverso tante pratiche, e la sua applicazione in tante altre situazioni è poi evidente e ne abbiamo già parlato. Quindi è attraverso la pratica e l'allenamento che si elimina questa difficoltà di passaggio tra pensiero ed azione. Lo fai continuamente, e quando riesci ad essere rilassato, quando riesci a non essere più bloccato dai tuoi stessi schemi di pensiero, allora riesci ad unire l'uno e l'altro, allora sei probabilmente un maestro in quello che stai facendo. Altrimenti può essere un problema. Se tu ragionassi soltanto di istintività, non avresti una crescita, non avresti una cultura, non avresti nulla. Devi invece, questo è il percorso che è proprio di qualsiasi arte, e in questo caso dell'arte marziale, devi imparare, devi studiare, devi conoscere per poter far tuo tutta un'esperienza che è già stata, poterlo fare talmente tuo da farlo diventare istintivo, da farlo diventare naturale. A volte ci puoi riuscire, a volte no. Però il percorso e la strada è quella. Posso aggiungere una cosa? Perché in realtà, appunto, il discorso, no? Se il troppo pensiero poi ostacola l'azione, no? Si potrebbe effettivamente portare alla conclusione: no, allora è inutile starsi a rovellare tanto, perché questo diventa semplicemente un ostacolo all'istintività. Se vivessimo in qualche modo in un vuoto, no? In cui non c'è già stato in realtà implicitamente il pensiero sin dalla nascita, che poi ha portato, diciamo, a questi arrovellamenti nel tempo, effettivamente potrebbe reggere il discorso. Ma basta pensare a tutti i modi istintivi che in realtà perdiamo nel corso poi della crescita, no? Cioè, dalla facilità che ha il neonato di appunto rotolarsi e la rigidità che ha l'adulto nell'alzarsi. Quindi in realtà, come dire, visto che questo vuoto non c'è, visto che le strutture e le sovrastrutture comunque si accumulano, il discorso che faceva Fabio è fondamentale, perché in realtà è attraverso, perché uno può pensare alla pratica non come una forma di pensiero, ma come una forma, come dire, è lavoro, diciamo, però è un lavoro che ti permette in realtà di ritornare a quelle origini che comunque avevi perso, e che quindi appunto è un lavoro necessario proprio per recuperare quell'istintività. Devo fare una domanda al dottor Soprano, sì, che riguarda la visione a lungo termine. Quando si progetta una grande opera, evidentemente c'è una visione a lungo termine. Che cosa ha portato a questa chiamata guerra nel progetto del NOTAV tra Torino e Lione, a questa visione così diversa a lungo termine tra i SITAV e i NOTAV, secondo lei? Domanda spinosa, ma tanto ormai sono fuori, posso parlare liberamente. No, allora, sì, il vero problema. No. Allora, diciamo che ci sono delle componenti, temo, ideologiche in questo dibattito, che inquinano sicuramente le scelte. Allora, se qualcuno mi chiede: ma domani mattina serve una linea, non mi sente dire no, domattina non serve, ma in una visione a lungo termine sì. Poi, qui purtroppo viviamo in un paese dove, prima citavo un impianto siderurgico, c'è tutto un discorso abbastanza complesso sul ruolo dello Stato e la gestione dello Stato. Lo Stato non può abdicare al ruolo di regolatore e di decisioni di lungo termine. Quella è l'unica cosa. Poi, diciamo, le imprese pubbliche, questo lo fa lo Stato, privato, pubblico, si può discutere, se ne può parlare. Ma addirittura si è assistito alla politica in senso alto, cioè la capacità di pianificazione, che abdica, e questo non è accettabile. Temo sia un'assunzione di responsabilità che uno deve fare, come un manager di un'impresa presenta un piano, gli azionisti non sono d'accordo,
vado a casa, non ci sono problemi. Poi se trovano un altro più bravo di me o se non lo trovano, dopo il problema è loro. Allora, lì il dibattito è inquinato, le valutazioni che ho visto, non, anche simi professori, ci sono alcuni elementi che lasciano veramente perplessi e quindi non vi do la risposta, ma ad esempio dire, io adesso sono un assertore perché ci lavoro, quindi sono di parte, ma delle rinnovabili, dell'attenzione, eccetera, perfetto. Mettere nel calcolo dei costi benefici, le accise, e fino a ieri vendevo gasolio, del gasolio, forse non mi sembra una scelta fortemente ambientale. Alcuni di quelli che hanno spinto per il no, poi il magari città, però la motivazione era perché perdiamo le accise sul gasolio, quindi se bruciamo gasolio, camion, va bene. Ecco, la trovo leggermente contraddittoria. Anche perché poi l'ha detto chi aveva promesso di toglierle quelle accise. Quindi, cioè, allora, quindi questo, cioè, no alla TAV perché altrimenti ci sarebbero meno, c'è meno gasolio, c'è meno consumo di gasolio. Detta così non viene benissimo. No, adesso detta non viene benissimo. Quindi sulle motivazioni. Poi le opere sono difficili, come le faccio, fatte in modo corretto, eccetera, eccetera. Purtroppo dove si abdica? Allora adesso tiro un tè, una bomba sul il nucleare, perfetto. Allora, noi non ci sentiamo tutelati, e ci può stare, di una centrale nucleare, ci sta, no? Rischi, eccetera, eccetera, perfetto. Su una centrale nucleare non mi sento tutelato, diciamo che è un atteggiamento abbastanza, perché gli stati non hanno correttamente vigilato, mi pare di che, e sono comunque entità, organizzazioni in cui c'è una parte terza che guarda cosa hanno fatto, eppure quella sbagliata, sono le autorità, eccetera, eccetera. Ognuno di noi ha 700 kg di alto esplosivo sotto la sedia per armi nucleari. No, ma lì sta tranquillo, quelle non c'è rischio, perché il sistema di controllo è perfetto. Quello è un sistema di controllo che si autotutela, perché i militari non è che c'è un'agenzia internazionale dei sistemi di sicurezza, dei controlli delle armi nucleari. Quindi quella cosa a me fa un po' più paura di una gente discutendo, quindi diciamo su quel tema lì non è stato fatto un bel lavoro. Allora, nel lungo periodo serviranno infrastrutture, diciamo, cioè, soprattutto perché quella che c'è non va bene, poi dice quella la leviamo, la rimettiamo, però questo, secondo me le infrastrutture vanno fatte. Se è quella, se serve domani, se serve dopodomani, questo c'è, diciamo, un dibattito che si può, ma va affrontato un attimo togliendo di mezzo gli elementi più ideologici. Prendere un professore che è stato sempre il paladino delle auto, forse hai fatto una scelta. Posso dire, col professor Ponti ero a diversi diciamo così, dibattiti con i pendolari ferroviari che erano abbastanza, insomma, nervosetti e arrabbiati, e lui diceva che erano loro, erano dei privilegiati, ci sono quei poveracci che stanno in macchina, che sono più di loro. Ne è uscito vivo dalla sala, secondo me, per carità di patria. Quindi sono scelte, secondo me, un po' discutibili. Allora, io volevo fare due domande. Una vado di docce e una di inizio. La prima domanda è rispetto alla quella situazione in cui aveva spiegato la resilienza nelle relazioni diplomatiche. E volevo sapere, semplicemente mi era venuta questa domanda: quanto è importante nella resilienza, nelle relazioni diplomatiche, avere un assoluto, cioè avere di partenza però un assoluto comune che accomuna le persone? Cioè, perché sono due approcci diversi. Uno è un approccio di ok, io mentre parlo una resilienza, un adattamento, però lei ha un'idea, io ho un'idea, oppure parto da un assoluto che però è comune, a cui io a livello altro però faccio riferimento sempre. Sì. E la seconda è vabbè, un po' provocatoria, forse un po' scontata, ma comunque era parlato del fatto di nella filosofia orientale usare questa modalità di anche nelle aziende, anche nelle industrie, fare qualsiasi movimento con tutto l'essere. E questo è
da quello che so, comunque è una caratteristica della filosofia orientale, ma ha una storia e una visione appunto specifica orientale, certo. No? Riportarla nell'Occidente, no, nel senso, infatti per questo è una domanda enorme, però ci porta a mettere in discussione ad un livello profondo anche l'Occidente e la sua, cioè non in discussione, attenzione, cioè quello che voglio dire è che l'Occidente anche ha una storia di conoscenze e di pensiero che l'ha portato a agire in questo modo. Mi domandavo, cioè, anche in Occidente, anche nella storia dell'Occidente ci sono delle modalità simili in un certo senso o dei pensieri che si avvicinano a questo, magari si sono sviluppati però in modo diverso per una storia diversa che però non va persa questo. Certo. E, guarda, credo che in realtà hai messo veramente il dito sul punto fondamentale, perché il nesso è precisamente tra resilienza e unità o coesione, no? Quindi tu hai parlato di senso comune, cioè quando è che, perché il contrario della resilienza si può immaginare la fragilità anche, no? La fragilità che spesso è frutto di rigidità, no? E quindi appunto quello che si spezza e non si piega. E quando è, quali sono queste fragilità? Se si pensa appunto in ambito appunto sociale, politico, le relazioni internazionali, queste fragilità spesso vengono da una mancanza di coesione. Cioè quando c'è un paese esterno che cerca di destabilizzare, quindi cerca di spezzare appunto, che cosa fa? Va a cercare nell'altro, nell'avversario diciamo, quei punti di fragilità. Quei punti di fragilità sono sempre frutto di una mancanza di coesione. Quindi, non so, pensiamo in questo contesto le campagne di disinformazione russe, ad esempio, o gli attacchi cibernetici, o andare a minare quelle che possono essere appunto delle infrastrutture critiche. No, cioè sono sempre degli aspetti, diciamo, delle fragilità, delle vulnerabilità all'interno di uno Stato o di alcune società che hanno a che fare con una mancanza di senso comune, diciamo. No? E quindi appunto faccio l'esempio che è quello più ovvio sulle campagne, diciamo, di disinformazione in questo momento. Non è che si fa una campagna a tutto tondo, cioè chi fa una campagna di disinformazione poi attraverso algoritmi, attraverso non è che chiaramente vengono fatti in modo mirato, quindi vanno a cercare soggetti che già sanno essere, come dire, un pochino gli anelli deboli in una catena, perché manca questo senso di coesione, no? Quindi se io, bot, diciamo, da qualche parte a Mosca, già so che tu potresti pensarla in questo modo, vengo e inizio a bombardarti con un certo tipo di informazione, o meglio disinformazione, perché tu sei già un elemento, diciamo, fragile in quella che è la tua comunità. Quindi è esattamente lavorare su quel senso di coesione, che è da lì che parte la resilienza, no? Che poi ha tutta una serie di sfaccettature, perché si può parlare di resilienza ambientale, energetica, politica, sociale, economica e via dicendo, ma va sempre a lavorare sul cercare questo senso comune. No, è chiaro che tutte le ricette vanno adattate, il senso è che abbiamo anche noi delle radici, però sono profonde quelle che abbiamo di... diciamo così, di questo spirito di essere nelle cose che si fanno. Adesso possiamo da San Benedetto, Ret Labor, cioè, c'era o quando lavori stai pregando, sono delle cose, sto prendendo la religione che è la cosa prima che mi viene in mente, che possono essere riprese. Negli ultimi 20-30 anni, con diciamo la caduta di determinati valori, quelli religiosi, quelli marxisti, prendete quelli che volete, ma si è andato un po' sul mercatismo di tutto e si è appiattito. Si sono appiattite le strutture. Nelle aziende però l'esperienza è che se si riesce a motivare le persone, l'impatto è... quindi alla fine si portano gradatamente, ci saranno dei processi che richiederanno ovviamente molto tempo, in particolare qua in Italia c'è una situazione che è assolutamente disastrosa per uno dei pilastri che è proprio quello dei dipendenti pubblici. Da 50 anni, ma 50 forse 200 a questa parte, la considerazione è ti pago poco, devi dare un contributo minimo, che è una cosa folle, è la ricetta per la catastrofe.
pensate un secondo alla considerazione che c'è in Francia di un dipendente pubblico, un professore. Oggi io invece in Italia sono un professore di latino al liceo, ti guarda un po' di... lo dici in Francia, ma conta più di un ingegnere, ma sicuramente sì. Quindi c'è un fatto culturale per ripreso e non ci vorrà un giorno. E comunque tutte le ricette vanno adattate. Mi viene in mente una cosetta solo per sorridere. Quando tenevamo dei corsi, con, diciamo così, erano dei professionisti di diversa estrazione, usavamo un trucco. A un certo punto smettevi di parlare e vedevi che succede. Allora, reazione degli studenti francesi, cominciano a parlare fra di loro e non ti si filano. Tedeschi immobili, giapponesi immobili, italiani vengono su ma ti senti male, c'è problemi con tua moglie, hai sbattuto, va bene. Allora, prima considerazione, i tedeschi sono uguali ai giapponesi, sbagliato. Tedeschi dice perché stai zitto, sono il professore, io non lo so. Giapponesi, bellissima esperienza di meditazione, non c'era mai capitato. Quindi vanno tutte un po' cucite secondo le condizioni, insomma. Sì, io non farei poi un discorso tanto di differenza culturale. Da un certo punto di vista sì, tra Oriente e Occidente, conservare le nostre, la nostra cultura in questo senso. Certe cose bisogna riuscire anche appunto ad essere attivi, ad essere coscienti e a saper apprendere quello che manca e a saper anche scremare da quello che è in eccesso. Mi spiego, questo senso di appartenenza, questo senso di essere parte che ha creato, come diceva lui prima, l'azienda giapponese, nel boom giapponese e ora questo cinese, è sì dovuto ad un discorso culturale. La persona giapponese ha una mentalità, un'educazione tale per cui se gli dici fai questo, sta lì e fa quello fino a che... Però, d'altro canto, c'è anche da considerare che magari lavorano anche 24 ore al giorno e sono sottopagati, soprattutto in Cina. Ecco, quindi qual è la cosa bella da poter andare a prendere? Riuscire a valorizzare la persona che sta lavorando, riuscire a dare un senso al suo lavoro e a fargli capire quanto è importante da un punto di vista sociale. Questo è quello che Confucio voleva che fosse l'apporto della persona ed è quello che è il giusto da andare a prendere ed è il giusto che potrebbe essere un in più allo sviluppo anche della nostra industria. D'altro canto i giapponesi lavorano 24 ore al giorno e i cinesi lavorano per nulla e sono sfruttati, quindi questo è quello che va assolutamente eliminato. E questo secondo me si può integrare tranquillamente con la nostra società che è arrivata ad un punto, e ci deve essere questo passaggio, questa evoluzione, ad un punto dove tutto quello che conta è il denaro. E non è possibile che tutto quello che conta è il denaro, bisogna fare altre scelte, bisogna pensare a crescere, bisogna pensare ad arricchire se stessi e anche questo può avvenire anche attraverso il lavoro e quindi l'azienda stessa, lo Stato stesso deve poter valorizzare le caratteristiche individuali e quello che una persona fa, anche che un insegnante fa o che un operaio fa, come facendogli capire quanto è importante per una società. Ecco. Prego. Ah, c'era prima lui, scusate. No, poi sono contento della Caruana che arrivi a questo punto del dibattito perché casca a pennello e quindi ci sta, perché appunto riprendendo il titolo dell'incontro della Via del Guerriero e il terzo millennio, la mia domanda era proprio quindi sul rapporto tra le arti marziali e la modernità e in particolare l'Occidente, laddove appunto quello mi sembra sia emerso anche dai vostri interventi molto belli, molto interessanti, è che l'Occidente e comunque noi abbiamo una tendenza pervasiva, cioè appunto la globalizzazione, ma anche molto assimilativa, quindi di prendere dalle varie culture, che poi è quello che aveva l'impero romano, no? Che conquistava i popoli assimilandoli a sé sostanzialmente. Però in questo c'è anche una tendenza appunto a ridurre a sé in un certo senso, e quindi anche tutte quelle qualità molto positive di cui parlavamo, delle arti marziali, di prenderle, assimilarle per le proprie finalità,
e quindi appunto per una finalità che può essere dell'efficienza, del profitto, di una maggiore competitività, quindi in parte anche distorcendole, cioè prendendole ma distorcendole perché piegandole ad altre finalità forse, ma questo ormai penso in qualsiasi ambito sia evidente, cioè ci si strumentalizza la psicologia, ci stanno i corsi di PNL, le tecniche di memoria, vuoi fare 5 esami in 2 giorni, cioè qualsiasi cosa ormai viene presa e c'è questa tendenza, e non voglio assolutizzare, però c'è la tendenza a strumentalizzare queste cose per dei fini che però sono quelli del mio io, del mio ego che vuole fare quella cosa e che non accetta di trasformarsi, ma che semplicemente ora andrà per la sua strada. E questo non solo a livello individuale, ma anche a livello collettivo, no? Cioè di un Occidente che persegue una modernità, uno sviluppo, che però sta portando il pianeta alla distruzione e le società a dei livelli di pressione insostenibile. E quindi ecco, mi chiedevo invece come le arti marziali di cui si è parlato stasera e in generale tutto ciò che è una via e che quindi è una finalità in sé, anche appunto la meditazione, ma anche il pensiero, anche la poesia, quelle cose che sono loro la via, sono loro la finalità e tutto il resto è strumento, e quindi come in questo caso le arti marziali possano aiutarci magari anche a ridefinire le nostre finalità di occidentali, di moderni e quant'altro. Raccogliamo un po' tutte le domande, quindi vai Stefano. Volevo chiedere, ecco, scusi, non mi ricordavo, cioè, lei ha lavorato nel pubblico, cioè, oggi asserire che lo Stato paghi poco un dipendente pubblico, io non so, è come quello dice voglio scegliere di fare il Kung Fu e lo scelgo, voglio scegliere di lavorare con lo Stato ma so dove vado a cascare, però fanno tutti la corsa ad andare lì, ci sono tutte le raccomandazioni ad andare nel Kung Fu e la scelgo. Io non la penso come lei, assolutamente, guardi. C'era un'altra domanda, se non sbaglio? Io volevo fare una, se non ci sono altre domande. Prego. Brevissima, aggiungendo proprio un asterisco a quello che diceva Andrea. Per come insomma, sono state descritte oggi le discipline interiori, sono una tecnica, quindi possono essere utilizzate per qualunque fine o richiedono quello che noi siamo abituati a chiamare una morale o comunque una finalità intrinseca, no? Perché ovviamente noi la spiritualità occidentale è regna di una morale, no? Cioè, per come sono utilizzate oggi da voi? Ecco, questa era un po' la domanda. Per morale intendi anche un aspetto religioso? No, non per forza, però appunto sono una tecnica, quindi appunto la via del guerriero può essere anche il guerriero del male, ora non so se è una categoria occidentale dire il male, no. Però per intenderci, cioè posso utilizzarla per un efficientamento personale che comunque è cosa buona e giusta, e ora non è che voglio ridurre, però c'è un fine intrinseco che richiede questa pratica. Prego. Inizio io. Parto sul discorso dell'Occidente, la modernità e un pochino anche la fase storica che stiamo attraversando, perché poi in realtà è una fase in cui abbiamo, cioè in realtà appunto tendiamo a vedere il mondo per come lo è stato negli ultimi 100, 200, 300 anni, ma se poi andiamo a vedere il modo in cui il baricentro anche economico globale si è spostato nel corso della storia, vediamo che in realtà gli ultimi 300 anni sono stati l'eccezione alla regola, cioè diciamo c'è stata una concentrazione in Occidente solamente per poche centinaia di anni, in realtà il baricentro economico globale è sempre stato in Oriente, diciamo nell'arco della storia, però effettivamente
con la rivoluzione industriale sostanzialmente c'è stato, diciamo, questo grande spostamento di potere in Occidente, e da lì che poi parte, diciamo, la modernità. E allora adesso in che fase stiamo? Siamo in una fase delicata, perché in qualche modo non siamo più in quella fase, diciamo, di modernità. Siamo quasi a cavallo di un'era postmoderna, se vogliamo, che però è un'epoca che mette molta paura, no? Che genera molte paure, che possono essere paure economiche, possono essere sociali, possono essere identitarie, possono essere appunto morali, no? E quindi c'è questa sorta di senso di smarrimento, perché il postmoderno questo è, diciamo, no? Quindi quella che adesso anche viene definita come la quarta rivoluzione industriale è qualcosa, e magari poi ne andrà a parlare più nello specifico Vincenzo, che ne sa molto più di me, è estremamente, diciamo, disruptive, come modelli di vita proprio. E quindi tende ad esserci un pochino in questa fase storica questa sorta di richiamo della foresta, no? E quindi un richiamo alla premodernità. Cioè, se andiamo a vedere il perché in questo momento c'è questa recrudescenza di sovranismi, nazionalismi vari, ma non è altro in realtà che il richiamo della foresta. Quindi le paure che abbiamo, cerchiamo in qualche modo disperatamente dei punti fermi, che chiaramente è un'illusione di ritornare a un passato che però non esiste più. No? Cioè, la cosa che colpisce, adesso io poi ovviamente tendo a fare più esempi politici perché è quello che mi viene più naturale, ma se andiamo a vedere, non so, due campagne elettorali che ahimè hanno vinto tutte e due e che sono state fortemente nazionaliste, diciamo, premoderne nel modo in cui si concettualizzavano, erano due campagne elettorali non italiane, intendo, parlo della campagna referendaria nel Regno Unito e la campagna per elezioni presidenziali nel 2016 di Donald Trump, in cui riportavano al passato, no? Cioè, lo slogan dei Brexiteers nel Regno Unito era take back control, riprendersi il controllo, ritornare a una sorta di passato immaginario, no? Imperiale, via dicendo, così come lo slogan di Trump, Make America Great Again, cioè nell'again, no? Nel di nuovo vuol dire che c'era un passato. E quindi perché queste forme di nazionalismo tendono ad avere successo in questo momento? Semplicemente perché non fanno altro che appigliarsi a quelle che sono appunto queste paure di questo momento di transizione, che è tanto occidentale quanto orientale, perché appunto, ripeto, ci stiamo comunque vivendo anche questo grande spostamento, di rispostamento di potere dall'Occidente all'Oriente, in questa fase di transizione tra un'epoca moderna e un'epoca sostanzialmente postmoderna. No, brevissimo, ma forse poi non siamo così lontani, adesso non so se questa era la sua osservazione. In realtà io ero su aziende quotate, quindi ero sul lato del privato, diciamo, però mi sono dovuto confrontare col pubblico, e lì la situazione non è che è soddisfacente, è fortemente insoddisfacente per come funziona. Poi, diciamo, la persona oggi possa essere grande attrazione proprio perché è un mondo dove sono pagato probabilmente meno, ma non si corrono rischi e non c'è, non è valutata la prestazione. Quello è il motivo per cui, al mio modesto avviso, non funziona. Un esempio banale, poi magari forse la cosa non interessa tutti, un grande dirigente di Stato con cui mi sono confrontato e mi lamentavo proprio della indecisione, e lui mi ha spiegato che ha ragione lui, che la carriera all'interno si fa non facendo errori. Lui era arrivato dove era arrivato perché non ha avuto mai incidenti di percorso, quindi questo non è un sistema, quindi non devi rischiare, non devi fare. Nelle amministrazioni pubbliche degli altri paesi si viene, diciamo, remunerati, si rischia e si può perdere il lavoro. In Italia c'è questa strana diciamo, situazione che risale dal più o meno dal ventennio, di qualche ventennio fa, dove questo era il rapporto, uno scambio tra sicurezza totale, eccetera, eccetera, forse non grande soddisfazione e, diciamo, e tranquillità. Oggi, con le paure di cui parlava Natali, tutti corrono lì, è chiaro, ci sono le lunghe file. Dire però che la mia era una critica più all'organizzazione, che in questo modo avere persone non motivate funzioni,
perché poi che non sono motivate, credo questo invece ne convenga con me, che magari sono attratti da quel posto, siamo entrambi d'accordo, però che vediamo all'interno della pubblica amministrazione, per me è stata, ripeto, una controparte, persone motivate, questo non mi sentirei di dirlo, credo che forse questo converrà con me. Non sono motivati né nella pubblica amministrazione né anche nel privato. In molte aziende private. Siamo quasi allo stesso livello oggi, come dice anche Natalie, il discorso è molto vicino a quello che ha detto adesso Natalie, si allontana molto, insomma. Poi, secondo me oggi c'è chi cerca veramente la sicurezza per fare poco o niente, purché gli entrano 1.000 euro, però provi a cercare qualcosa che può essere necessario a quello che è la società. Cioè, prima faccio parte riferimento a una società perfetta, perché c'è il maestro, c'è l'allievo, c'è quello che pulisce la scuola, c'è quello che fa qualcosa nella scuola e nella società, anche in quello che si chiama l'arte marziale. Se in questa società c'è soltanto il dirigente, poi ci sono soltanto le sanguisughe, che io le chiamo sanguisughe, scusi, però per me sono sanguisughe perché va a fare un altro lavoro, è pieno, oggi parlavo con gli imprenditori, non si trova un pasticcere, non si trova un cuoco, non si trova un aiuto cuoco, non si trova uno stagnaro, niente, non si trova più niente, oggi non ci sta più niente. E questa è una società imperfetta, come lo sarebbe se in queste arti marziali ci mancherebbe il contorno di tutto quello che serve. Però il male sta, non credo solo in questo paese, io non credo che le altre nazioni siano migliori di noi, eh. Io questo non lo credo a livello mondiale. Sì. Noi siamo i peggiori, io non lo so se gli altri sono migliori di noi. Quindi vorrei fare intervenire. Ma sì, certo, io sono d'accordo, però. Ci dica lei se veramente sono migliori di noi. Sono d'accordo su questa cosa, ma questo è un andamento dovuto a cosa? Dovuto ad una continua ricerca di valorizzare non tanto l'essere umano, non tanto le propensioni, non andare a cercare di valorizzare la persona, ma cercare soltanto business, cercare soltanto guadagno. E questo crea uno strappo tra i vari livelli di questa catena che dicevamo che deve essere invece collegata e continua. E allora sta a noi, questo è un problema culturale importante di tutte le nazioni. No, sono convinto anch'io che sia un problema diffuso in modo diverso, probabilmente, perché alcune culture l'assorbono in determinato modo. Da noi forse c'è una situazione abbastanza portata al limite, però è sicuramente un discorso culturale che si deve superare come? Con l'istruzione, con la valorizzazione dell'informazione e della cultura, con la valorizzazione dell'importanza del lavoro, perché in qualsiasi posto, se quello che fa le pulizie non le fa bene, non funziona bene, però se quello che fa le pulizie è considerato un poveraccio e che è assolutamente da scostare, e allora c'è una situazione sociale che va rivista. E per ritornare alla domanda iniziale, qual è l'apporto dell'arte marziale a tutto questo? L'apporto dell'arte marziale è fare proprio un passo indietro, è una domanda secondo me molto azzeccata, nel senso che comunque una persona, allora dove sta il trucco? Prendo quello che mi serve e lo uso per i miei fini e punto, che è quello che succede. Quando ho fatto l'esempio di testi come il libro dei Cinque Anelli e come l'arte della guerra, vengono usati dai grandi broker, vengono usati dai grandi, che però non hanno una formazione di base. Non hanno quella formazione culturale che gli permette di aver fatto un lavoro introspettivo, di aver fatto un percorso tale per cui tutto quello che io applico non è soltanto cercare di darti una fregatura e di essere forte io perché ci ho azzeccato e te t'ho fatto, ti faccio il gesto dell'ombrello, no, è aver rispetto e è riuscire anche a conquistare una posizione di supremazia, ma sapendo chi ho davanti e sapendo quello che è il confronto, perché poi alla fine dal punto di vista commerciale spesso si tratta di confronti, dal punto di vista diplomatico spesso si tratta di confronti e a volte c'è chi ne esce vincitore e c'è chi ne esce sconfitto, però sempre nell'ottica di come se mi trovassi davanti a un avversario e stessi facendo un combattimento. C'è il saluto prima, c'è il saluto dopo, e se tutti e due ci rispettiamo so che lui ho perso,
però cercavo di fare quello che potevo, è stato più bravo e si mantiene quel rispetto. Questo è l'apporto che deve dare l'arte marziale, è un rapporto culturale, è un rapporto di crescita interiore da poter poi applicare a qualsiasi campo, dal lavoro pubblico al lavoro privato, alla gestione di uno Stato, perché libri come questi parlano libri come L'arte della guerra parla del generale che gestisce un esercito, però potrebbe parlare tranquillamente di un presidente del consiglio che gestisce uno Stato, potrebbe parlare tranquillamente di un genitore che gestisce la famiglia, potrebbe parlare tranquillamente di un manager che gestisce un'azienda o di un diplomatico che gestisce gli affari esteri di una nazione. Ecco, questo è l'apporto, creare quella formazione, creare quella coscienza, creare quell'evoluzione, creare quell'allenamento continuo su delle basi fondamentali che possono essere applicati in tanti campi. Attraverso tante arti, ora parliamo della via del guerriero. Non so se volete aggiungere qualcosa. Il guerriero del male, non è risposta. Beh, il guerriero purtroppo quando c'è... spesso c'è sempre il contraltare, ci sono stati nella formazione di nella nostra scuola esiste da 40 anni, ho conosciuto, ci sono stati più di 30.000 iscritti e non tutti sono arrivati a buon fine, ci sono state persone che purtroppo arrivate ad un certo punto non hanno fatto quel passo che serviva di umiltà, di riporsi, hanno preso la strada sbagliata e non hanno avuto la forza di fare quei 2-3 passi indietro perché gli è stato detto che la strada era l'altra, non ce l'hanno fatta e hanno preso, se vogliamo, anche questo aspetto della strada del male, questo aspetto di chiudersi in se stessi e di non riconoscere i propri difetti. È successo, succede, ed è per questo anche che un'arte come l'arte marziale è un'arte a settori ben stagni, nel senso arrivi a un certo punto e impari fino a un certo punto, arrivi a un altro punto e impari a un altro punto. Certe cose si imparano e si insegnano solo per gradi, non tutti sanno tutto, non tutti arrivano a certi segreti dello stile, non tutti arrivano a governare il chi, non tutti arrivano a praticare certi esercizi che possono essere anche pericolosi, se non sei, ci sono esercizi che possono ucciderti, se non sei sereno, se non sei cosciente di quello che fai, se non hai uno spirito pronto a praticare certi esercizi, ma non dico scherzando, possono ucciderti. E quindi sono esercizi solo per alcune persone. Nella nostra scuola più di 30.000 iscritti, 3 persone hanno raggiunto un certo livello. Altre persone lo faranno, molti hanno preso un palo, hanno preso una strada sbagliata. Succede e la grandezza di una persona sta nel momento in cui mi scontro con qualcosa, anche saper dire ho sbagliato e torno indietro. E purtroppo spesso l'istinto umano non te lo fa fare questo passo, è una cosa veramente grande riuscirlo a fare, allora sei veramente un maestro se riesci a farlo. Ecco, quindi questa è la risposta al Cavaliere Nero. Bene.